Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera allenatore su FC24 per il terzo episodio. Giochiamo subito Roma-Empoli. Siamo pronti Roma-Empoli. Ho fatto qualche sostituzione, tipo anche Mancini che era espulso. Poi c'è il match esordio di Europa League, quindi ovviamente priorità al campionato. Un saluto Cristante, a Pierre e agli amici a casa. Mauro Junior, commentate tante Cristante, Dybala, sbaglia Dybala, ha sbagliato Dybala. Palla che torna in possesso. Marin, Caputo, non facciamoci azione da seguire. Lascia partire il demoralizzare tiro. Dalla sconfitta pesante in casa con il Milan. Baldanzi, risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. È qualcuno che può chiude, che porta. Palle, vabbè, dai, 0. Ma la difesa arriva è di merda, ma tutti la bruciano, ma che diamine, ma è una caratteristica di sto gioco, io non lo so. 1-0. Viene bruciati continuamente, veniamo bruciati in difesa. Tanto che occasione, Pier. Wow, guarda che culo. Guarda che culo di Ranocchia. Cioè, respinta se lo trova. Cioè, ma veramente. Rivediamo il gol. Respinta se la trova sul petto. Ma dai. Sotto due gol. Che schifo. Stiamo facendo cagare in questa partita. Lukaku, dai Lukaku, dai Lukaku. C'è campo per Lukaku, lui. La riapre subito. 1-2. Ranocchia, occhio. Crossa verso il centro. E niente, 3-1. Portiere immobile. Ma che sta succedendo a sta difesa? Siamo 3-1. Magari non finirà così. Lukaku, ancora lui. Lukaku ci prova come prima. Stabile Lukaku. Può portarsi a un solo gol. 3-2 di nuovo come prima. E c'è il gol. Dimostra di essere davvero in gran forma con queste due reti. Però non possiamo continuare a far così. Vediamo di fare qualche cambio che smuova un po' la situazione. Doppietta di Lukaku. Unica nota positiva della giornata, praticamente. E conquista la palla grazie a questo intervento. Veloci. E questo rischia subito. Match che sta per finire. Un'altra occasione per acciuffare il pari. Vabbè, dai, ma non passa un passaggio, dai, ma non qui, è possibile, intercettano tutte, filtranti, passaggi. Al di là della sconfitta di misura, ci ancora sono viste K.O. Roma che delude. Giochiamo il match d'esordio in Europa League, faremo turnover. Gara d'alta intensità, due squadre a caccia di un risultato positivo, magari una vittoria che consentirebbe di preparare... Si gioca sotto un cielo. Si parte Roma nuvole, Slavia Praga su per dimenticare le due sconfitte. Tra l'altro abbiamo subito 6 gol in due partite. Un saluto ovviamente anche a Lele Dani. Fanno il loro esordio in questa quarta Europa League per la giornata della fase a girone di affrontare. Ma non è possibile, aveva lo spazio per attaccare e si fa recuperare improvvisamente. Da molta attesa e ci auguriamo che lo spettacolo in campo sia all'altezza. Attenzione Igor, 1-0. 1-0. Attenzione. Palla al piede. Possono trovare il gol del pari. Vabbè, attenzione. Dai, li facciamo così, eccolo, giocare nella nostra area, nessuno che va addosso. Siamo nessuno che va addosso, 1-1. Dai Igor, ottima, vai in velocità. Buono si Igor. Sul pallone, Igor. Igor, 2-1, non potevamo fallire. Dai così. Dai così, Igor, il numero 11 fa doppietta. Efficace qui il lancio profondo a scavalcare il difensore. Possiamo apprezzarlo meglio con questo. Ferguson. Resiste. Ha fatto veramente ciò che ha voluto nella prima parte del match, confermando di attraversare un ottimo Christensen momento di forma. Quando gioca come oggi... Pellegrini! Gol! Vado a più due! Grande gol! 3-1, ci ha provato da lì il capitano e non ha fallito. Direi però forse mi va a capire che Pellegrini è un po' sacrificato a centrocampo. Sono sicuro che più anche attivo qui, da trequartista. Che è successo? Attenzione, calcio di ma rigore, perché rigore? Ma questi dai rigori così a caso. Pure il provvedimento disciplinare. Ma credo che questo fine sarebbe abbia rigore. Giusta, vabbè. Solo rigore. La munizione secondo me sarebbe. E la para! Grande! Godo! Ecco la parata! La sostituzione. La parata è il calcio di rigore. Vale. Andiamo alle sostituzioni. El Shaarawy fuori. Dentro Zielinski.
Esce anche Igor dentro Bakayoko, fa il suo debutto a Zmuna al posto di Abram. Esce Sanchez dentro Bove. E per il momento mi fermo qui. Finisce fuori. Zaleski. Apre su Azmoun. Azmoun. Esce a servire Zaleski. Buon pallone, attenzione. E Bakayoko che è pronto a mettere palla in mezzo. Ancora in gioco, pericolo. Pellegrini! Rete, 4-1. Per lui. 4-1 Pellegrini. Grandissimo Pellegrini, sacrificato da centrale, da trequartista rende molto di più, però per farli per far giocare Dybala e lui titolare, però quando Dybala è stanco magari e ci posso viene riproposto il replay del gol. Pensare di metterlo lui tutti fermi a guardare sempre la palla, trequartista e non magari non titolare fare. A War. Avanza alla fine. 4-2. Va bene, i primi tre punti presi, ritroviamo la vittoria. Andiamo avanti perché la dobbiamo ritrovare anche in campionato col Torino adesso. È essenziale. Eccoci qui, Torino-Roma. Vado avanti perché ho paura del copyright della sigla della Serie A. Pronti a trascinare la Lukaku, quest'oggi aumenta Dybala, sulle tribune. Cristante, amici appassionati dell'ascolto con me come sempre Igor. C'è Daniela Dani. Lukaku, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti. Che nonostante la sconfitta con l'Empoli che ha bruciato, ha fatto comunque doppietta. Tutti. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pier. Mauro il cross. Cosa chiedere di meglio? Niente, non c'è assistere a un match dal vivo che è riuscito tu a colpire Pellegrini. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Talisca. In grafica vediamo l'undici titolare del Toro per questo match. Pellegrini. Roma buono, Zaleski. Ecco come si schierano gli ospiti. Bove. Dybala. Igor. Arriva a supporto anche Mauro Junior. Che la crossa Lukaku. Il pallone entra. Che gol di Lukaku. Che gol di Lukaku. Che gol di Lukaku. Mamma mia. Che gol di Lukaku. Mamma mia Lukaku. 1-0. Che gol di Lukaku. Un gol che non ci stancheremmo mai di rivedere, Pier. Arpionato una palla non facile, l'ha scagliata stop in porta con un gesto rovesciata da lì. Deviazione del portiere, il pallone entra. Romelu Lukaku la piazza. 1-0 al tredicesimo in casa Ed del ecco Torino. Dunque, dai ragazzi. Il primo dell'incontro 1-0. Tameze. Vlasic. Vlasic. No, la chiude Auge. Chiusura del difensore. Ricci però chiude ancora Cristante. Bove. Accompagnano l'azione. Palla in mezzo per Dybala. Dybala! Gran gol anche questo. 2-0 a Torino. Dai ragazzi. E ha fatto a secco il portiere. Così. E rivediamo ancora il gol. Così Dybala al volo, non ci ha pensato due volte, Paolo. Mostrare ai bambini delle scuole calcio. Molto bella. Pem. Ed è 2-0 a Torino al 32esimo. Ora conducono c'è sul tiro avversario. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner. E questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Dybala. Possono colpire di rimessa. Pallone attenzione, profondo, bella palla si per Igor. Giusto e riceve. Igor. No, ma perché vengono così deboli certe volte i tiri? Devo ricordarmi di cliccare io di più, ho capito. Questo filtrante può nascere qualcosa. Zaleski per Lukaku. Attento il portiere, mamma mia. Non è finita. Non vuole entrare, mamma mia, che cosa si è divorato Lukaku. A tu per tu. Quarta. Niente, sempre i passaggi sbattono. Ecco, sempre sui giocatori avversari. E in questo modo si ritrovano sempre in porta poi. Guarda che pazzi questi. Fanno venire i brividi. Possono partire in contropiede, attenzione. Igor, attenzione, Igor. Gara che andrà avanti per altri due minuti. No, lo sapevo che la perdeva, guarda. Va bene così, dai, finisce 2-0. Potevamo farne di più. Però va bene così, dai. L'importante è che si è vinti 2-0. Si è portato a casa i tre punti che ci volevano. Dopo le due sconfitte di fila in campionato. Siamo attualmente quinti, però siamo tutti attaccati. C'è un punto da Napoli e Fiorentina che sono terzi e quarti. Juventus è a meno 4. L'Inter viaggia veramente spedita, 5 vittorie su 5. Mi sa che si candida a vincere questo campionato. Noi siamo a 6 punti, che non sono tanti, però
Non siamo da scudetto, onestamente, non lo siamo. Però proveremo almeno a prenderci questo quarto posto. Gli obiettivi, per curiosità, che ci dicono? Di vincere il campionato, ma questi sono pazzi. Cioè, vincere il campionato, io devo vincere il campionato il primo anno con la Roma. Vincere pure l'Europa League, cioè tutto. Devo vincere tutto. Devi vincere tutto, raggiungi la finale pure di Coppa Italia, cioè è assurdo, devo fare una stagione perfetta. Ma aspetta, ma quanti sono? Non sono nemmeno bassi, cioè successo in patria alto, questi mi esonerano. Troppo elevato, questi mi esonerano, cioè la priorità bassa è solo questa, la stabilità finanziaria. Guadagna 3 milioni dalle cessioni dei giovani entro 2 stagioni, poi tutto alto, normale la crescita dei giovani, poi tutto alto. Questo qui l'ho fatto per fortuna, acquista 3 giocatori nati in Europa. Però devo vincere l'Europa League, devo vincere il campionato, devo arrivare in finale di Coppa Italia, una stagione perfetta devo fare. Cos'è questa notifica qui? Continua a lavorare e vedremo, Bove. Non ti prometto niente. Ma per oggi è tutto, quindi prossima partita contro il Genoa, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!